Purtroppo due giorni fa in provincia di Rovigo, precisamente ad Ariano, si è verificato l'ennesimo caso di violenza di genere e una giovane donna, una giovane mamma, ha perso la vita. Sentiamo come commentano i rodigini l'episodio e se pensano che anche nel nostro territorio bisognerebbe fare qualcosa per tutelare le donne. Da molto tempo parliamo di violenza di genere e cerchiamo a tutti i livelli, dagli istituti scolastici alla società civile, di sensibilizzare contro questo grande problema. Parlarne in un caso così violento e grave da arrivare ad omicidio è ancora più difficile. Di sicuro bisogna partire da aspetti culturali, quindi dal far capire la parità e la necessità di un rispetto nei confronti della vita in particolare e della vita della donna, sicuramente insomma come conseguenza, ma in casi così gravi sicuramente è necessario anche agire sul piano normativo con una certezza della pena, un inasprimento per tutti quelli che commettono questo tipo di reati. È veramente difficile esprimersi in questa situazione e capisco che le parole non siano mai quelle adeguate, purtroppo però dobbiamo agire appunto con forza e dall'altra parte con la cultura della parità e del rispetto. Io guardi, sì, la notizia l'ho letta nei giornali e anche nelle cronache locali e effettivamente c'è tanto da fare, anche questo problema riguarda anche il nostro territorio, secondo me. Io sono un amministratore comunale, chiaramente a livello di amministrazione ma anche a livello di scuole stiamo attivandoci, siamo sempre attivati per cercare di trovare iniziative più opportune per limitare questo problema che è effettivamente anche del nostro territorio. Oddio, è una bella domanda, cioè io non ho neanche la competenza per poter dire e quali sono effettivamente gli strumenti per intervenire in questo modo. Certo, la violenza sulle donne è una cosa terribile e va condannata in assoluto. Il fatto che nella nostra terra ci sia questa violenza in misura, in quale misura ci sia non glielo so dire, ecco, non mi pare che Rovigo finora abbia registrato tanti casi di violenza almeno di questo tipo. È un fatto anche straordinario, secondo me, il fatto che ad Ariano avvenga una cosa del genere con quelle modalità. Che penso che di violenze sulle donne ce ne sono sempre tante, probabilmente anche qui da noi, non tutti i casi vengono a galla e si ha conoscenza. Questa qui è una cosa che effettivamente ha sorpreso e ha colpito molto. Cosa si deve fare? Certo, è anche un fatto di educazione, è un fatto di cultura, è un fatto. Bisogna intervenire sia a livello di controllo sociale, di leggi, di applicazione di leggi, ma secondo me è un fatto di cultura, è un fatto proprio di formazione dell'individuo che ancora non è arrivato a comprendere quanto siano gravi queste azioni, insomma. Più di tanto non saprei, credo che non sia una cosa che si possa risolvere nel giro di poco tempo, cioè è un problema che va avanti da sempre, quindi in questo periodo se ne sta parlando molto anche a tutti i livelli, anche con la stampa, con la televisione. È auspicabile che col tempo si maturi una nuova coscienza. Io devo dire, purtroppo non sono molto positivo, non sono molto, molto ottimista sulla. Penso che il genere umano abbia ancora bisogno di parecchi decenni, forse secoli, per arrivare a un'evoluzione. Lo vediamo anche dall'andamento della guerra, cioè ci sono ancora guerre in cui si parla di nucleare, quindi voglio dire, siamo tanto lontani. Ma penso che da parte dell'opinione pubblica sia necessario prima di tutto far sentire meno sole queste persone, perché prima del colpo di pistola ci sono tanti eventi che possono far immaginare scenari del genere, quindi è necessario far sentire la presenza di tutta la società civile e dire insomma ci siamo, è giusto dare una mano, non sentitevi sole perché non siete sole.